Giulia, sei stata eletta Miss Italia pochi minuti fa, ma non hai versato lacrime? Sei emozionata? Sì, le ho versate anche perché è stato davvero inaspettato. Quindi chiaramente l'adrenalina che c'è stata su quel palco è stata davvero incontenibile. È Secondo stata te? comunque una doppia vittoria, perché comunque la mia compagna finalista è una compagna siciliana con cui noi abbiamo davvero fatto tutto il percorso assieme. Quindi una vittoria per me e una vittoria per la nostra isola, l'ennesima tra l'altro. Secondo te come hai convinto la giuria? Perché hai vinto tu? Io voglio sperare che sia stato per la mia personalità e per il mio carisma, perché quello, è stata questa la vera impostazione che ho voluto dare comunque al mio essere qui in finale. E quello che credo è che loro abbiano davvero cercato nella miss di quest'anno, dopo tutte le vicende che tutti noi sappiamo e Senti, hai detto la marcia è in granata e tutto parte da qui. conosciamo. Sì. Cosa succede adesso? Adesso succede anzitutto che dovrò sicuramente rappresentare al meglio questo ruolo, non soltanto quello di Miss Italia, ma quello di una Miss Italia che si deve assolutamente rialzare a testa alta. E d'altronde devo anche dare sicuramente una svolta a quella che sarà la mia vita e il mio modo di aver visto la quotidianità fino ad ora. Questo è appunto un punto di partenza sotto ogni punto di vista, per me personalmente e per me in quanto ruolo. Non ti spaventa nulla? In questo momento no, perché so comunque di avere tante persone vicine e so di avere tanta voglia di fare. Comunque le difficoltà si guardano in faccia e si superano. Sono comunque un motivo di crescita. Qui sei con mamma, papà e fratello, un Sì. fidanzato c'è? No, non sono fidanzata, quindi ho anche smascherato quello che era il luogo comune della ragazza che lascia il fidanzato appena diventa miss. Ho ovviato il problema. Mi dici cosa c'è scritto sul tuo tatuaggio? Infatti non foste viver come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, il 26° canto dell'inferno. Quando l'hai fatto? L'ho fatto l'anno scorso, l'estate scorsa, quindi un tatuaggio abbastanza recente. Grazie. Grazie a voi.